ingredienti sono 4 uova, 90 g di zucchero semolato, 250 g di farina di castagne, 130 g di burro morbido margarina, 3 cucchiai di cacao, un pizzico di sale, una bustina di lievito per dolci, una barretta di cioccolato da 100 g fondente da sciogliere a fuoco basso. Iniziamo con il separare i tuorli dagli albumi. Se dovesse capitare, come è successo a me in questo caso, che un poco di uovo di tuorlo finisce negli albumi, purtroppo gli albumi non monteranno più a neve ferma. Ma non vi preoccupate, perché la torta verrà buona lo stesso. Quindi non vi spaventate. Date una leggera sbattuta agli albumi e continuate la torta come vedrete successivamente. Io l'ho fatto e la torta è riuscita lo stesso. Come ho detto prima, inizio a sbattere i miei albumi che in teoria, vi ripeto, dovrebbe essere montati a neve, ma siccome a me è finito dentro un po' di tuorlo, devo per forza sbatterli così e aggiungo il pizzico di sale. Do una breve montata, vi ripeto, a me non monteranno mai a neve perché mi è caduto un po' d'uovo dentro, ma questo non pregiudica l'uscita della torta, non vi preoccupate, voi montate gli albumi a neve. Ora montiamo i tuorli con lo zucchero. Diamo una leggera mescolata. Aggiungiamo ora i nostri albumi montati a neve. In questo caso a me sono solo sbattuti, ma non vi preoccupate, anche se sono così, la torta verrà lo stesso. Ci tengo ancora una volta a precisarlo. Aggiungiamo ora il cacao. Continuiamo sempre a mescolare per farlo amalgamare bene al nostro composto. Ora il burro morbido. Aggiungiamo il lievito e mescoliamo bene. Ora è il momento della farina di castagne. Mi raccomando, aggiungetela un po' alla volta. Mettete un po' di farina e mescolate, un altro poco di farina e mescolate fino ad arrivare alla fine di tutta la farina, ovviamente. Ecco che qui sto aggiungendo l'ultima parte di farina di castagne e continuo sempre a mescolare. Dovete ottenere questo risultato. Ora è il momento di aggiungere il cioccolato che abbiamo sciolto sul fuoco in un pentolino a fuoco basso e continuiamo a dare un'ultima mescolata. Il nostro composto è pronto, vedete? Sembra una mousse. Ora lo andremo a mettere in uno stampo da 24 cm imburrato. Io userò uno spray. Composto è nella teglia, ora livelliamolo con un cucchiaio. Cuociamo in forno statico 180 gradi, preriscaldato 30-35 minuti. La torta è pronta. A me è cotto 35 minuti, 180 gradi, forno statico. Ora la lascio raffreddare
poi la metterò su un piatto da portata e la spolverizzerò con dello zucchero a velo. Ecco, la torta con farina di castagne e cioccolato è pronta. Questa potete utilizzarla per una merenda, un tè, la colazione. È molto appetitosa.